Va bene. C'è Claudio che deve fare un discorso. Io devo fare invece un discorso un po' più pesantino, un po' più da incazzato, che non Francesco. Sì, infatti l'avevo presente anch'io, ma poi tu mi hai detto che lo volevi affrontare a te. No, è importantissimo, perché dalla Repubblica del 12 ottobre 1998 viene fuori un articolo che poi lo troviamo anche l'8 ottobre 1998, che non avevo capito bene l'8 ottobre 1998, perché... Nell'articolo dell'8 ottobre 1998 viene titolato così: Le amiche killer, Satana è bello, microspie in cella, messe nere nell'omicidio di Foggia. Cioè, praticamente si tratta dell'omicidio di Nadia Rocci, che è avvenuto dalle parti di Foggia, no? E niente, dal primo articolo dell'8 ottobre sembra quasi che queste amiche parlino di Satana e all'interno, cioè, vengono messe delle microspie in cella, ormai è un'abitudine che fa la polizia, dove si parla di messe nere. In realtà questo non è assolutamente vero. E viene chiarito nell'articolo del 12-10-1998, dove si titola questo articolo Riti pagani con delitto, nuova pista per Nadia. Allora... Innanzitutto non esiste sta roba qua, perché il delitto è stato confessato dalle ragazze, è stato confessato tranquillamente con tutti i dettami. Cos'è le variabili di questo delitto? Le variabili di questo delitto sono che hanno ammazzato stata la ragazza su ordine del padre morto che gli è apparso in sogno. Per cui già qui c'è un qualcosa di malato, cioè c'è qualcosa che non quadra nella vicenda. Se beh, ricordiamo che il parco del paese è stato arrestato per violenza. No, ma non credo sia stato qui. Ah sì, Giorgio, sì, sì. Il parco di questo paese, sì. No? Che sì, dato sì, non parlò mai di questa uccisione. Sì, è vero. Ma comunque, al di là di questo, c'è un'altra cosa abbastanza malata, ed è questa. Venne rubata la statuetta del Gesù Bambino, fra le braccia di Anna, non so, Sant'Anna, roba del genere, nel cimitero di Castelluccio. Bene, quando fu ritrovato questa statua, i capelli che usarono per mettergli i capelli furono quello della ragazza assassinata. E questo lascia molto perplessi proprio dal punto di vista della malattia mentale che esiste in questi paesi, cioè l'ossessione del divino, l'ossessione del demonio, l'ossessione del demoniaco, la perversione come demonio, che è un leitmotiv che ritorna in quasi tutti i paesi del sud. Mi è arrivato a pensare, ad esempio, già il discorso quasi fanatico della tarantola, esatto, che è il classico della Puglia. Sì, ma tutto è un discorso malato in se stesso, la vicenda stessa è una vicenda malata, ma è il discorso peggiore, e fin qui è tutto normale, cioè uno va fuori di testa, fa il suo omicidio, va in galera, paga il delitto, va in ospedale psichiatrico, lo curano, vabbè, qualunque cosa. La cosa invece peggiore è che gli inquirenti avevano già visto come stavano le cose e si rivolge agli inquirenti qualcuno della Toscana, cioè una tizia della Toscana si rivolge agli inquirenti parlando di messe nere e parlando di culti di Iside e di robe strane. Cioè praticamente il culto di Iside è un culto anche culturalmente abbastanza complesso, sì, e che implica dei fini estremamente complessi. Ste qua, in questo paese, queste ragazze non avevano assolutamente la cultura per fare questo tipo di culto o per seguire questa cosa, però è importante per i cattolici e per alcune formazioni criminali che agiscono all'interno dei cattolici, cioè tutti i cattolici sono criminali, ma per questo tipo di formazione, il CIR, il CERNIS, il CIS, cioè tutti quelli che hanno un'organizzazione contro le sette, di riuscire a trovare qualcosa di perverso. Qualcosa anche perché ti aggiungo una cosa, Claudio, scusa ti interrompo, in Toscana, la CEI Toscana è stata una delle prime a buttare fuori opuscoletti che parlava di sette, cioè già negli anni 80, infatti io ce li ho ancora, è stata una delle prime a fare esempio delle indagini così contro qualsiasi atteggiamento religioso che non fosse cristiano, cioè proprio ha fatto una campagna notevolissima, e infatti è già ben strano che l'esperto venga dalla Toscana, perché quanto so io di i pagani, in Toscana non c'è nessun culto di Iside, e non no, c'è anche perché si è più legati a robe etrusche. Sì, no, ma infatti, ma anche perché i gruppi pagani che esistono sono legati tutti quanti o a cose etrusche che sono in minoranza o hanno dei riferimenti all'antica romanità, ma non esiste che sappia io in Toscana gruppi o esperti soprattutto di Iside. Punto.
Comunque il problema è che effettivamente sta gente sta già da anni cercando delle perversioni con cui accusare le persone, cioè con cui far scattare dei casi. Ci hanno già provato quei bambini di Satana. Ricordiamo che a Bologna fu un'operazione cattolica, cioè hanno preso una persona che era abbastanza impresentabile, che non aveva appoggi politici, che non sapeva culturalmente difendersi più di tanto. Gli hanno fatto fare un anno e rotto di carcerazione preventiva con l'accusa di aver ammazzato un bambino e di aver stuprato una ragazza. Il processo si è concluso affermando che quei fatti non sono mai avvenuti. E attenzione, questo è un povero disgraziato, non è Berlusconi che ha i miliardi, questo è solo un povero Sì, ecco, io disgraziato. voglio aggiungere Ed è qualcosa di... avvenuto questo, scusa Sì. Francesco, ed è avvenuto questo soltanto perché i giornalisti della Repubblica hanno detto proviamo a seguire questo processo. Per cui i cattolici stanno cercando qualcosa di perverso con cui attaccare tutte le varie forme religiose che siano antagoniste. Per cui, di pure Francesco. Sì, ecco, apro preciso sul corso di Bologna. Bologna c'è la sede nazionale del CIRS. Le persone che accusavano i bambini di Satana e Marco Dimitri di aver commesso questi reati nefandi, ecco, il bambino prima di essere portato dai carabinieri fu esorcizzato da un prete cattolico. La ragazza, prima di denunciare Marco Dimitri, che era il capo dei bambini di Satana, andò a parlare con Ferrari, che allora era il presidente del CIRS. Solo dopo che, tenendo conto che sia la famiglia della ragazza, sia la famiglia del bambino erano tutta gente ultracattolica, e dopo che la ragazza parlò col presidente Ferrari, Dimitri fu incarcerato e si fece un anno di carcere preventivo per essere assolto con formula piena. No, non fu assolto, fu assolto perché i fatti contestati non sono mai avvenuti. Esatto, sì, non sono mai Cioè, i manifestati. fatti sono stati letteralmente inventati di Inventati, sana pianta. che è un Questa è la soluzione, classico. è una soluzione per cui non, il pubblico ministero non può neanche Sì. ricorrere. Per cui CES, il CIRS, il CISM di Treviso, quelli che ci hanno impedito di fare le nostre conferenze a Treviso, a E a Bologna, Bologna. eccetera, stessa cosa. Stanno cercando in tutti i modi di costruire un caso, di costruire qualcosa per attaccare militarmente, per attaccare proprio a livello militare, tutti i gruppi che hanno idee diverse dal cattolicesimo, al di là di quello che sono. Se poi fanno dei reati, vanno a finire in galera. Non c'è nessun problema Sì, per ma questo. infatti, se no Però come... un conto è che uno faccia dei reati e va a finire in galera, un conto è che ci sia una campagna stampa, proprio tipo la diceria, eccetera, che va ad attaccare le persone. Anche perché, e questa non è campagna stampa, a Vicenza ed è sul Gazzettino del martedì, sono stati chiesti 7 anni per il santone argentino. Attenzione, il santone argentino è Don Riccardo Arganaz, un prete cattolico da tempo attivo in Italia. Il pubblico ministero di Vicenza, Tonino De Silvestri, ha chiesto una condanna a 7 anni di reclusione e 6 milioni di multa. La richiesta è stata fatta ieri al termine di una requisitoria di 3 ore che condensa praticamente 1700 pagine. Fra le presunte vittime dell'organizzazione pseudo-religiosa, una donna di Montebelluna, tralascio il nome, ha testimoniato di aver versato 800 milioni per preghiere in favore della sorella malata, ma di essersi sentita richiedere, dopo tale donazione, un nuovo versamento di 500 milioni. E Allora, posso aggiungere una cosa qua su Argenaraz. sì? Ecco, Argenaraz è il capo dei carismatici, quelli che ultimamente sono stati ricevuti con tanto affasto sia dalla televisione, e c'è stato un convegno fatto in Piazza San Pietro con le nuove comunità, di cui la tanto la televisione ne ha strombazzato. La parte più consistente di queste nuove comunità ricevute dal Papa era costituito dal Rinnovamento dello Spirito, che era la sede dei carismatici di Argenaraz. Argenaraz è stato arrestato, cioè, non è che arrestato, è stato mandato di cattura, è stato fatto dopo che sul giornale di Vicenza è venuto fuori la notizia che Argenaraz non aveva più la protezione e l'appoggio del cardinale Ruini, presidente della CEI. Dopo che Ruini dice fa, io non lo proteggo più, ci fu il mandato di cattura, tanto lui era già scappato, però Argenaraz agiva sotto l'influenza, sotto la protezione del cardinale Ruini, cosa riportata dal giornale di Vicenza. Comunque, stateci attenti a queste cose, perché queste cose verranno sempre fuori. Se dopo qualcuno fa dei reati, è giusto che paghi per i reati che fa. Cioè, nessuno dice che uno deve avere l'immunità per i reati, assolutamente. Anzi, è bene invece che questi. Però
Però il problema è un altro, il problema è la diceria, il problema è il pensare qualcosa di diverso, il problema è mettere in giro o costruire delle prove per condannare qualcuno affinché non manifesti il proprio pensiero. In questo i cattolici sono dei professionisti, gente come Biffi, gente come Wojtyla, gente come Ruini, gente come Tonini, sono dei vigliacchi da questo punto di vista. Cioè adorano un dio vigliacco che è il macellaio di Sodoma e Gomorra e si comportano socialmente da vigliacchi. Vi ricordo che il reato di partecipazione morale è un reato che vale per tutti, esatto, non soltanto per chi non si può difendere. Cioè il reato di partecipazione morale è un reato importante nel nostro codice penale, ed è un metodo di giudizio dal punto di vista filosofico, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, e nessuno può esimersi da questo metodo di giudizio perché costruisce il nostro sistema sociale, è importante, sì. Per cui chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra è complice dei delitti che ha commesso il macellaio di Sodoma e Gomorra, sia dal punto di vista etico, morale. Dopo giuridico lo Stato dice io faccio il concordato, per cui mi astengo dal condannare giuridicamente chi commette quel reato, è un diritto dello Stato, cioè lo Stato può venire meno alla punizione di alcuni reati tramite accordi, tramite decisioni, cioè, questo è però dal punto di vista etico, dal punto di vista morale il reato esiste, cioè l'infamia esiste comunque. E faccio un altro discorsetto, siamo in attesa di qualche telefonata, se arriva speriamo di no comunque. Caro Wojtyla, cercate Dio con la filosofia. E qua ce la stiamo un pochino giocando. Ce la stiamo giocando perché stiamo affrontando il futuro. Vi ricordate Leone XIII che inventò la neoscolastica? Quello che combatté i modernisti perché i modernisti volevano una visione diversa del Dio anziché il Dio biblico? E per combattere i modernisti nelle chiese, nelle università cattoliche fecero il giuramento antimodernista, per cui se uno voleva insegnare filosofia doveva fare il giuramento che lui non era modernista. Bene, arriviamo a una ripetizione in questo, ma una ripetizione molto in peggio, perché fides e ratio sono una cosa assolutamente inconciliabile. Vai pure Francesco, adesso un attimo. Sì, ecco. Pronto? Sì, infatti dal punto di vista anche, pronto, dei termini proprio non esiste la possibilità di... Sì, dimmi. Sì, buongiorno, parla Giovanni di Treviso, ho telefonato, sì, anche ciao, l'altro, sì, giorno. Sì, sì, sì. Ecco, volevo dire, io condivido naturalmente quello che dite dalla prima all'ultima parola, però mi è venuta una curiosità, credete veramente gli dèi oppure sono un simbolo? Poi volevo dire un'altra cosa e poi vi ascolto per radio. Sì. Pensavo che con un governo di sinistra le cose cambiassero nei riguardi del clero, ma le cose sono andate di mal in peggio, perché secondo voi? Grazie, vi ascolto per la radio. No, va bene, ciao. Allora, il termine credere gli dèi è un termine improprio. Perché? Perché io posso accettare solo ciò che incontro. O quello che conosco. Quello che vedo o quelli che relaziono. Quando io uso il termine Dio, non uso il termine Dio alla cattolica, alla cristiana, cioè non uso il termine come il Dio padrone, uso il termine Dio per identificare quell'essere, quella coscienza, qualunque essa sia, che tenta di espandere se stessa, che tenta di costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza, che tenta di alimentare le proprie tensioni. Bene. Quando un individuo fa questo, tentando di costruire se stesso, per me quello è un Dio. Ora, siccome in natura tutti gli esseri che io incontro hanno questa tendenza, cioè quella di espandersi, quella di crescere, quella di sviluppare se stessi, bene, ogni essere è un Dio nella misura in cui fa questo. L'essere umano cessa di essere un Dio quando si mette in ginocchio, quando si mette in ginocchio davanti ad un Dio padrone. Contemporaneamente a questo, e questo riguarda molto me, tutte le tensioni che ha l'essere umano, cioè tutto il sentire, tutti i modi con cui ci si relaziona nei confronti del mondo che ci circonda, sono delle tensioni divine, perché sono delle tensioni che accomunano tutti gli esseri esistenti e sono coscienze in se stesse. Cioè se io mi relaziono col mondo facendomi venere, cioè assumendo un certo atteggiamento che ho già letto, già scritto, già descritto col mondo, questa tensione divina attraversa tutti gli esseri esistenti, perché il essere venere, venerare il mondo, farsi venere, riconoscere venere nel mondo, è una tensione divina che attraversa ogni esistente, per cui io riconosco venere. Cioè
e io riconosco gli dèi esistono perché io sono un Dio. In questo senso, attenzione a non confondere quello che è il concetto cristiano del Dio e quello che è invece il concetto pagano, il concetto della stregoneria del Dio. E poi l'ultima cosa, governo di destra o governo di sinistra hanno tutti i bisogni di voti, tutti quanti vanno a pociare là dove possono mangiare. E purtroppo c'è un clericalismo di sinistra che è peggiore forse di un clericalismo di destra, comunque si manifesta in maniera diversa e può essere anche... cioè, fa schifo, l'uno e l'altro sono due belle schifezze. Vai pure, Francesco. Sì, ecco, io prima di rispondere sul corso del credere vorrei fare un accenno sul discorso anticlericale. E noi non siamo anticlericali perché reputiamo, come abbiamo detto anche all'inizio, i clericali con una visione limitata, cioè hanno una visione di attacco, però non sono capaci di formulare una realtà che sia diversa da quello. Però se noi facciamo la storia dell'anticlericalismo dagli anni dal dopoguerra, noi notiamo che le forze, a parte la destra, che la destra può essere questa soltanto una realtà clericale, cioè un'emanazione dell'oratorio delle parrocchie, perciò non la possiamo prendere in considerazione in quanto non esiste un anticlericalismo di destra, perciò non affrontiamo quel discorso perché non sussiste. Dove poteva esistere un tentativo di anticlericalismo era la sinistra, però dopo del 45 tutti i partiti di sinistra hanno fatto di tutto per annientare le iniziative anticlericali. Io ho conosciuto, per fortuna, il direttore dell'uno dei pochi settimanali anticlericali italiani, che era Don Basilio. Ecco, lui veniva dall'area socialista addirittura e disse, noi notammo subito, dopo il 45, che ci fu la volontà da parte politica di impedire che addirittura questi giornali uscissero, si manifestassero, andassero avanti. Perché c'era la volontà, fin dal 45, da parte di sinistra, di fare alleanze chiare con i democristiani, con i cattolici, con il Vaticano. Di conseguenza qualsiasi cosa che potesse venire fuori dall'ambito anticlericale veniva annientata e veniva scoraggiata. Difatti le uniche forme che sono sopravvissute del discorso anticlericale rimasero negli ambiti anarchici, ma neanche negli ambiti anarchici più ampi, in ambiti molto secondari, perché addirittura ci furono le associazioni più grosse degli anarchici, parlo ad esempio della FAI, della Federazione Anarchica Italiana, che venne messa sotto il suo ombrello protettivo dal Partito Comunista. Il Partito Comunista gli garantiva una certa autonomia finanziaria, una certa capacità di azione, in cambio dell'adesione ai suoi manifesti. E anche in questo ambito, l'ambito anticlericale fu sparito, e rimane in ambiti sempre molto molto marginali. Ci fu negli anni 70 un tentativo di riprendere le pubblicazioni del Don Basilio, che fu un settimanale anticlericale. Questo durò per pochissimi numeri, proprio perché c'era, tenendo conto che in quel momento Don Basilio si scontrava con un papa che era Paolo VI, che allora veniva considerato un papa debole. Eppure già allora ci fu fatto di tutto per impedire che appunto Don Basilio andasse avanti con le pubblicazioni, e nessuno ebbe mai il coraggio di appoggiarlo, di sostenerlo. E difatti tutte le iniziative che si agganciarono al mondo poetico italiano anticlericano hanno sempre avuto uno scarso successo. E voglio appunto proseguire, ricordo il numero telefonico per chi voglia intervenire, che è 049 700 700, e voglio aggiungere qualcosa sul discorso del credere. Per i pagani non esiste la necessità del credere, perché i pagani hanno sempre bisogno di affrontare le cose dal punto di vista della conoscenza e della possibilità di verificare le cose. Di conseguenza, se non si incontra un Dio, vuol dire che quel Dio non c'è, o quel Dio se n'è andato, o quel Dio manca. Ma questo Dio non può essere conosciuto tramite il credo, ma solo tramite la percezione che esista. Io vorrei citare un autore poco conosciuto, che è Walter Otto, e dice, l'universo è infinito e in esso ogni cosa vuole diventare divina. Sono Luigi, volevo intervenire sulla trasmissione. Dimmi. Pronto? Pronto? Sì, ti ascoltiamo. Vergognatevi, barboni. Grazie. Insomma, quella è una telefonata con cui potremo anche discutere parecchio. E dice sempre Walter Otto, giovani dei e giovane dee, per cui ancora nessun cuore si è infiammato, attendono di aprire gli occhi, e altri dei dimenticati da secoli si preparano alla resurrezione. Pronto? Questo è il paganesimo, cioè dire le energie divine sono presenti in questo mondo, si trasformano, hanno una manifestazione, hanno un loro modo di fare, hanno un loro modo di presentarsi.
Noi li possiamo chiamare in varie maniere, però esistono, noi non diamo la realtà perché c'è una credenza, noi sappiamo che ci sono, noi possiamo solo fare un'opera di catalogazione, possiamo soltanto chiamarle, possiamo nominarle, ma non è che questa sia l'unica cosa possibile, è una delle cose che noi possiamo fare. Cioè nel senso di quello di riconoscere, di dare un nome per poterle comunicare, ma esistono, di conseguenza non c'è bisogno di credere in qualcosa. Dopodiché posso alzare qualsiasi tempio all'atmosfera, a Giove, alle tensioni, posso alzare un tempio a Saturno, posso alzare un tempio a Nettuno e sta a me significare quello che faccio. Perché se io non riesco a tirar fuori il Saturno che ho dentro, non riesco a trovare il Giove che ho dentro, non riesco a trovare il Nettuno che ho dentro, o il Perseo, o il Pam, o Osiris, o Iside, è inutile che io alzo un tempio. Cosa lo alzo? Per mettere in ginocchio le persone? Sì, è solo un'opera di costruzione. Posso chiamare il mondo per sorreggermi nel mio intento, nel mio fare, nelle mie azioni, ma se io non ho intento, non ho fare e non ho azioni, che chiamo il mondo a fa? Sì. Vediamo, sì. Pronto? Sì? Sono in diretta? Sei in diretta. Allora, buongiorno. Chi buongiorno. Chi parla? Volevo fare un appello a tutti i cattolici. Sì, ok. Praticanti. Ciao, ciao. Li può fare... Staclo, lo fa, lo faccia la radio, ma io gli appello... Non vedo perché noi dovremmo aspettare l'intolleranza, nel senso... Se, l'incapacità di questo ascoltatore di chiamare, di affrontare le cose, ma fare un appello ai cattolici, va bene, fare un appello ai criminali. Giustamente noi dobbiamo sospendere, questo è un appello criminale, pericoloso. Troveranno pericolose. Sempre queste persone, sì. Qua, è inutile, Francesco. Sì, no, ma infatti sono d'accordo con te. Però, come notate immediatamente, l'incapacità dei cattolici di confrontarsi, di discutere, di entrare in contatto, di proporre qualcosa o di contestare. Anzi, fanno un appello a tutti i cattolici proprio perché... Questo appello, proprio perché per cercare di Sì, dimmi. Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Dunque, Claudio, tu e l'altro, tu... Chi parla, scusa? Chi parla? Marisa. Dimmi. State attaccando sempre la Chiesa. Per carità, io non voglio niente a che fare con la Chiesa perché non sono cattolica, credo solo in Dio. Attaccate sempre i credenti... Attaccati tutti quelli che credono, però quelli che fanno le messe nere, cosa ne pensate voi? Non è un credo anche quello? È cattolico? Sì, ma significa che... Tu è cattolicesimo? Anche quello? Sì? Certo, scusami, ma un attimo uno che mi disturba qua. Sì. Anche quello se è cattolici che fa le messe nere, c'è sempre un modo di leggere il cattolicesimo, no? No, perché non sentivo che parlavi di queste robe, insomma, parlavi sempre di... Sì, ma guarda che le uniche messe nere che ci sono in Italia sono le messe bianche, quelle fatte nelle chiese cattoliche. Il problema è non penso, sì, ma infatti così. A parte il fatto che sono pochissimi quelli che hanno questo tipo di riti, però in effetti è sempre un riconoscere il Dio cattolico o il Satana cattolico, capisci? Per cui è una cosa che c'è abbastanza estranea questa, e ci disturba quando questo viene usato proprio per attaccare delle persone, capito? Cioè per attaccare degli altri credi, cioè viene usato come strumento. Però in effetti è sempre uno strumento cattolico, cioè perché tu fai la messa al contrario, però riconosci sempre il Dio padrone. Sì, è un cattolicesimo anche quello, un po' che Sì, no, ma guarda che poi tra l'altro i veri satanisti non credono neanche in Satana. Cioè i pochi satanisti che ho conosciuto, nessuno di loro credeva in Satana. Faccio per avere un potere no. Anche no, neanche. Cioè addirittura, ad esempio, ti faccio un esempio. In America, che è molto conosciuto, molto usato dalla Chiesa Cattolica, è morto lo scorso anno, nel 97 a novembre, Anthony LaVey aveva fondato la Chiesa di Satana. Benissimo, lui aveva fatto la Chiesa di Satana, ma ha dato quel nome perché? Perché era un nome che impressionava le persone, cioè era un per scandalizzare. Ma lui non credeva assolutamente in Satana. Cioè se tu ad esempio fai un giro su internet sui siti satanisti, vedrai che tutti i satanisti, quelli che si dichiarano satanisti veri, non credono in Satana. Allora ti faccio un esempio in italiano. C'è Carducci, che è un poeta che tu studi a scuola, ha scritto un inno a Satana, ma lui la intendeva in senso politico, diceva di cosa si può spaventare un prete? Di Satana, io faccio un inno politico a Satana che mi libera dai preti. Ma lui era massone, era ateo, non credeva né in Dio né in Satana, però lo utilizzava come strumento per terrorizzare i preti. Sì. Comunque penso che Satana ce l'abbiamo dentro di noi, sai? No, non esiste, non esiste, non esiste. Eh?
Non esiste. No. Ma no, non esiste. Vedi. Quella è la cattiveria che no, abbiamo. No, assolutamente. La cattiveria viene costruita quando le persone sono in ginocchio, non hanno armi per difendersi o armi per costruire il futuro. E allora le loro reazioni sono fra le più assurde e le più allucinanti che ci siano. Ma è chi li mette in ginocchio che è responsabile, non le loro reazioni. Ma sì, ma quelle là, ma sono persone che vogliono mettersi in ginocchio, no. Per esempio. No, no, no. Ma cioè, un bambino di 2 anni no, non può decidere. Un eh sì, bambino ma dopo di un anno, quando cresce farà le sue valutazioni. Ma è già no, ma è già tarato, è già condizionato. No, no, guarda, no, non penso, perché io ti dico, perché ho telefonato anche la settimana scorsa, ti dico. Che credo in Dio, però come ti dico, una volta non credevo e sì, non sono cresciuta e mi hanno fatto il battesimo, però beh, poi io mi sono proprio allontanata. Quello che ti voglio dire io è che non è che credere o non credere tu ce l'hai immediatamente o ce l'hai adesso perché ti hanno insegnato a credere. Tu la credenza prima ti viene instillata e dopodiché la costruisci proprio come distruzione della tua capacità di costruire la vita. È chiaro che dopo tu ti dici, beh, ma mi potevo scegliere anche un'altra cosa, però il fatto stesso che fra due cose tu scegli quella è perché quella in fondo è quella che ti si sta condizionata a fare, perché sì, guarda che uscire dall'assoggettamento è di una violenza aberrante. Sì, ma uno per riuscire a togliersi da posizione in ginocchio serve una violenza, è fatta da noi a noi stessi, perché nessun altro ce la può fare, che è incredibile, non è una fatica immane, è più facile abbandonarsi. Ma no, ma sì, per carità, ma vogliamo abbandonarsi? Come ti ripeto, io credo in Dio. Sì, no, però medi... non credo, per esempio non credo nel cattolicesimo. La distruzione è già avvenuta. Sì, ma già mi sentono i cattolici, ma cosa credi tu? Però io credo in Dio, credo, sì, come ti ho detto, al mio angelo custode, però non delego a lui. La tua distruzione è già avvenuta. Eh? È già avvenuta. Anch'io, scusa, ma anch'io... credo, fra virgolette, in Giove e nel cielo. Però il fatto che io credo in Giove e nel cielo non è che io credo perché mi assoggetto al cielo o perché il cielo mi aiuta. Il cielo mi aiuta comunque, però mi aiuta perché io decido di prendermi nelle mie mani la mia vita. Ma sì, ma anch'io sai, guarda che io... È perché le mie tensioni sono le tensioni del cielo. Cioè le tensioni che ci attraversano sono uguali. Se le tensioni non fossero uguali, io non riconoscerei il cielo, non riconoscerei Saturno, non riconoscerei Diana. Cioè, solo perché le mie tensioni sono uguali alle sue, perché il mio bisogno di libertà è uguale al suo. Ma sì, ma noi siamo, per esempio, tutt'uno con la natura, con tutte le cose che ci circondano. Quello che hai letto tu io condivido, per esempio. Però, però io credendo in Dio, credendo al mio angelo Cristo, non è che delego a lui... fammi trovare quel posto di lavoro, fammi avere soldi, no, chiedo solo la forza di affrontare. No, sai cosa ti toglie? Sai cosa ti toglie? Ti toglie la capacità di lavorare a priori, cioè di progettare la vita. Cioè, ma io no, guarda, e se proprio, vuoi saperlo, io credo proprio, la forza che, chiamalo forza. Comunque, che è dentro di me, io lo chiamo Dio, però potrebbe essere forza interiore, e il coraggio di affrontare le situazioni, delle difficoltà, non è che mi siedo e che delego tutto a lui, capisci? Guarda che è diverso quello che sto dicendo, non dico che tu non sei in grado di affrontare quello che ti arriva. Non sei in grado di progettare prima la tua costruzione per essere determinante, non per affrontare quello che ti arriva, chiaramente devi affrontarlo, ma per determinare tu la vita. Quello che ti voglio dire è questo qua, tu non puoi sapere cosa mi capita. E questo è la non conoscenza, la non conoscenza ti blocca qualsiasi cosa che tu hai. Cioè, il fatto di dire che sei un angelo, che sei Dio, di fatto ti costruisce una barriera nera che ti impedisce di prendere in mano te stessa, che non vuol dire che se ti arriva il terremoto non ci si buona da scappare, significa che non sei in grado di agire prima e di sapere prima che potrebbe arrivarti il terremoto. Cioè, ti faccio un però insieme. Io vedo la barriera, non la vedo nera, la vedo esatto, perché perché sei all'interno della cosa. Cioè, nel senso, guarda, adesso ti saluto perché sì, va bene. Sto stirando intanto ti ascolto. Comunque, guarda, nonostante tutto che ho un'idea diversa, ti ascolto perché dici della verità. Comunque continua. Vabbè, va bene? Ciao. Ciao. Sì, no, ma il problema è questo, è molto grosso. Cioè, la concezione di un Dio significa sempre un qualcosa di potere assoluto. Un pagano sa che esistono delle varie divinità, però un pagano può dire io posso fare una cosa a prescindere da Giove, a prescindere da Diana, a prescindere da Pan.
io so che c'è, che esiste, però la sua esistenza non condiziona la mia, io posso condizionare la sua. Cioè, questo è il discorso di libertà, sapere che una cosa c'è e che questa cosa non è vincolante, non è totalizzante, cioè che io posso in qualsiasi caso fare delle cose a prescindere da questa divinità, posso cambiare la mia divinità di riferimento. Cioè, il fatto stesso che uno dica fa, io non sono costretto, ma tu non sei stata costretta perché è stata creata una situazione culturale in cui le persone sono state poste all'interno, cioè nel senso, cosa fanno i cristiani di maniera astuta per far rendere il loro Dio più presentabile e più accettabile? Essendo un Dio criminale, un Dio assurdo, un Dio stupido, tutto quello che si può dire di negativo del Dio dei cristiani si può dire, come del Dio degli ebrei, come del Dio dei musulmani. Loro agiscono sempre per eliminazione. Loro non vanno ad affermare il loro Dio, prendono e distruggono gli altri, distruggono la cultura, distruggono l'informazione, distruggono la conoscenza, il rogo dei libri, la distruzione dei templi e così via. È dentro un piano armonico progettato per realizzare un'unica visione. Cosa faccio io dopo che per migliaia di anni, centinaia di anni, io do soltanto quella visione e tutto quello che c'è lo pongo nel demoniaco, nel pericoloso, e cerco di distruggere, di farlo sparire. Lascio soltanto come possibilità alle persone che esista questo Dio. Cioè, logicamente crea un deserto. In questo deserto c'è soltanto questo osi di riferimento che è il Dio dei cristiani. Ma non è detto che quella, perché c'è l'unica cosa che rimane, sia la cosa positiva. È stata un'opera di astuzia, un'opera di demolizione, è stata un'opera criminale. Prendo una foresta, la abbatto tutta, lascio soltanto gli alberi che io voglio, e di conseguenza creo la necessità di riferirsi a questo. Ma questa qua è un'opera criminale, cioè la persona non è libera. A un certo punto si sono tolte le possibilità di vedere le cose. Perché ad esempio i cristiani impedivano il culto delle fonti? Perché sapevano che le fonti erano sacre, interno a sé portavano una conoscenza. Perché ad esempio negli antichi le fonti venivano viste in positivo e le ninfe venivano considerate bene? Col Medioevo noi abbiamo che la ninfa diventa pericolosa, ti può rubare la vita, ti può rubare l'anima, ti porre in stato di malattia, cioè si porta avanti un progetto pianificato, strutturato, di demonizzazione delle cose, di distruzione delle cose e di cambio di valore, perché la cosa peggiore nel monoteismo è la capacità di falsificare i valori delle cose, cioè di attribuire in maniera assurda un valore a qualsiasi cosa partendo da un Dio che è assurdo. È come la domanda che ci ha fatto l'amica Giovanna prima, no? Tu credi o non credi in un Dio? Cioè, credere in un Dio o non credere in un Dio è una domanda tipicamente cristiana. Sì, esatto. Cioè, il diverso è dal punto di vista pagano, dal punto di vista della stregoneria, che una persona costruisce il Dio che ha dentro, cioè costruisce il potere che ha dentro, e mano a mano che lo costruisce incontra il divino che gli sta attorno, cioè incontra i vari dei, nelle immagini specifiche, perché sì, ogni persona ha il suo modo di percepire l'atmosfera, di percepire libertà, cioè il pan di Francesco è diverso dall'anticristo mio, però in effetti sono la stessa cosa, cioè sono aspetti diversi di una stessa tensione, cioè che non è separabile, anche se il pan di Francesco è più materiale, cioè è più un essere della natura, cioè più un potere della natura, e il mio invece è più una tensione che attraversa la natura, forse. Però se io non incontro l'anticristo nella forma in cui l'ho incontrato, io no, non posso credere o non credere nell'anticristo. Sì, ma infatti io uso sempre un'espressione che può sembrare così, che fosse significativa. E l'abbiamo usata anche come citazione in alcuni testi, diceva: il cane che annusa il vento non crede nel vento, cerca solo di capire quali venti, quali aromi, quali profumi gli porta il vento, ma lui non ha bisogno di credere nel vento perché sa che il vento esiste, per questo non ha bisogno del credere. Il cristiano sì, perché il cristiano annusa e sa che non c'è Dio, allora deve credere che c'è da qualche parte, deve credere ma è una menzogna, sa che c'è, si autoillude, fa una menzogna, crea un essere fantastico che non c'è. Perché c'è bisogno che i cristiani credano? Perché il Dio dei cristiani non esiste da nessuna parte. E uno spera sempre che da qualche parte, da qualche pietra, da qualche sasso, da qualche spazzatura, da qualche bidone dell'immondizia, esca il Dio dei cristiani. Ma questo Dio dei cristiani non esce da nessuna parte, non può uscire. Ciao Francesco. Dico che il lupo viaggia sulle sensazioni, odora, fiuta l'aria, in base alla sensazione che lui ha, agisce, non va da cretino a chiedersi il perché della traccia olfattiva, fiuta, preda, vive, sente, trasmette,
ma non va a farsi delle domande insulse su dove c'è, dove non è, chi l'ha creata? Perché io vivo 100 anni, se vivo tanto, e 100 anni, ripeto ancora per la millesima volta, non sono zero a livello cosmico, quindi è da cretini andarsi a chiedere quello lì cosa ha fatto per me, cosa non ha fatto. Io agisco l'attimo presente, adopero l'attimo presente e il circostante, lo guardo, lo godo, trasmetto, ma è assurdo andarsi ad appigliare a un qualcosa che non c'è, che è morto, che mi fa cadere. Dopo siamo condizionati dalla continua verbalizzazione grafico, pittorica, eccetera, degli artisti, di tutta la menata che c'è dentro, dai preti che hanno assoldato questi per creare delle fantasie, delle allucinazioni mentali dentro alla gente mediante il colore, mediante le sensazioni, che è bellissimo il colore, ma basta che non sia messo in negativo, che questo veramente non riesco a comprendere, perché noi dobbiamo aggrapparci a delle sensazioni che ci hanno trasmesso altri, quando io ho le mie sensazioni, adopero la mia sensazione, mi faccio, mi creo il mio mondo e ho il diritto di crearmi il mio mondo, senza che uno venga a cacciarmi dentro delle cazzate, insomma. Grazie ragazzi, ciao. Grazie a te. Vi saluto, ciao. Comunque, concludendo ancora, no? Continuando, dovevi finire Francesco? No, beh, prosegui casomai. Continuando il discorso, questo, io posso anche costruire un tempio a qualunque divinità, anche a Giunone, però il problema non è che io costruisco un tempio a Giunone, ma è il senso e il perché lo costruisco, è il fine per cui lo faccio. Nel paganesimo vi ricordo sempre che i riti servono a indicare quali sono gli ostacoli da rimuovere per costruire la libertà. Se Giunone è la nascita, e la nascita è un'essenza così importante nella vita, io alzando un tempio a Giunone devo esaltare il momento della nascita, cioè esalto la nascita e all'interno della nascita concentro tutta l'attenzione affinché diventi un fare divino, affinché io ponga tutta la massima attenzione quando quell'evento si manifesta. Se io faccio un rito nel paganesimo, indico sempre gli ostacoli da rimuovere per costruire la libertà degli esseri umani. E questo è importantissimo, perché ogni divinità pagana, ogni tensione divina che è nel paganesimo, serve per amalgamare tutto quello che esiste, e tutto quello che esiste in realtà ha la finalità quello di costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza. L'essere umano non è diverso da un albero, non è diverso da una ninfa, non è diverso dall'atmosfera, cioè tutti quanti vivono delle stesse tensioni, tutti tendono ad espandersi, ognuno nella propria specificità, e tutti sono dei, cioè tutti questi sono dei singoli dei. La loro coscienza, la loro consapevolezza è quella di essere un Dio. Per cui un conto è credere all'interno dell'ottica cristiana e un altro conto è il paganesimo. Purtroppo noi siamo sempre, tendiamo sempre a usare espressioni che prendiamo dal cristianesimo, perché questo fa parte della nostra cultura. Ma questo dobbiamo cominciare a cambiarle, insomma, queste cose. Sì, beh, io voglio aggiungere una cosa. Cioè, il cristiano crede, il pagano trova, cioè nel senso, io uso una citazione, anche perché siamo, mi sa, sì, sennò, stiamo finendo, è sempre una citazione di Walter Rotto dal suo libro Spirito Classico e Mondo Cristiano. Diceva: il pagano sperimentava la dignità del sublime sentimento dell'esistenza, imparò a trovarla in mille modi, anche nella profondità del silenzio, cioè nel senso che il pagano non ha bisogno di credere, sa che esistono mille sensazioni, mille mondi, mille realtà, mille mondi diversi di essere, però queste qua le deve trovare, le deve conoscere, le deve riconoscere, le deve trovare fisicamente, deve essere sotto la sua vista, sotto il suo tatto, sotto il suo olfatto. Il Dio dei cristiani non ha né odore, vabbè, è una spazzatura, forse è putrefazione, in questo si riconosce, ma è una falsità, è una discarica praticamente, è un buco nero in cui si buttano le cose. Cioè, i pagani hanno sempre bisogno di trovare le cose, non nel credere nelle cose. Francesco, chiudiamo qui. Sì, chiudiamo perché... Niente, una cosa, visto che è venuto fuori questo argomento, che è abbastanza importante, alle ore di fra le 19 e le 20, anziché fare giudinanza dell'infamia umana e cominciare la seconda parte, parlerò dell'ultimo capitolo della conferenza che faccio.
sulla questione dei riti nel cristianesimo e nel paganesimo. Per cui, se volete, dopo la presentazione, dopo la spiegazione, cioè la decima parte, i riti nel paganesimo, le credenze nel paganesimo, che cosa significa credere in un Dio nel paganesimo, alle ore 19 che sono qui in radio, parleremo proprio di questo. Comincerò la prossima volta Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Allora, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera. Vi do l'istituto, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistici, scusate, ma ho un mal di denti che mi sta. Se mi fossi curato i denti quando dovevo curarmi, non avrei avuto mal di denti, adesso me lo tengo. Sopportatemi anche un po' così, va. Istituto Mediterraneo Studi Politeistici, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordiamo il telefonino dell'istituto, non lo ricordo. Non me lo ricordo anch'io. Bene, arrivederci. Beh, ricordiamo anche la libreria. La libreria è Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso. Vi ricordo il 31 dicembre, giorno di Halloween, alle ore 17. No, 31 ottobre. 31 ottobre, scusate. Il 31 ottobre, giorno di Halloween, terremo la conferenza su NDE, cioè esperienze di premorte viste dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare. E comunque sull'NDE trovate sempre il opuscolo Indizione Economica presso la libreria Sottomondo. Perfetto, grazie di averci ascoltato e arrivederci alle ore 19.